E dunque amici, eccoci qua, buonasera, bentrovati, scusate, sono un po' giù di voce, ma sono giorni molto frenetici. Dunque facciamo veloci, dunque nuovo DPCM, allora rimangono invariate le regole, mascherina all'aperto sempre obbligatoria. Perché? Perché così e basta, non cominciate con le polemiche, ma io dove vado io non c'è nessuno, ma se sono a 50 metri, se sei in un bosco e sei da solo. Non te la mette la mascherina. Se c'è un cinghiale, mettila, perché il cinghiale, se vede gente senza mascherina, poi non fare che non te l'ho detto. Allora, tante polemiche in questi giorni su questa cosa. Dunque, massimo a casa, massimo 6 persone. Perché? Perché abbiamo capito che il virus si trasmette molto in famiglia. Voi direte, ma se hai 5 figli più 2 genitori, sono 7. Non importa, amici. Vendete un bambino, tanto anche con 4 farete comunque grandi cose. Un bambino in più o meno, date tranquillamente, matrimoni, dunque, e funerali. Anche qui polemiche, polemizzate sempre, venite voi se siete più bravi. Massimo 30 persone, ma attenzione amici, perché c'è una gabola. Voi potete fare una cosa, potete invitarne 60 al vostro matrimonio e una volta sposati uccidete il testimone. Così avete fatto 2 funzioni e avete accorpato i 30 del matrimonio e i 30. Anche il comitato tecnico-scientifico mi dice che è un'idea. Per i teatri non cambia nulla, sempre 200 persone chiuso, quindi ancora mi chiedo perché io dissi tanti mesi fa, riapriranno i teatri, quando in realtà i teatri, tranne quelli sovvenzionati dallo Stato, non hanno mai aperto, così giusto per non dimenticare. Ma andiamo avanti. Sport amatoriale vietato, vietatissime le orge, ve lo chiedo veramente, smettete di invitare i vicini e schiacciarvi a vicenda, una cosa che non si può più fare, oppure fatelo ma con la mascherina, poi, vabbè, ora, mascherina in macchina con gli amici, sì, in quattro sì, al ristorante no, perché? Suggerisce il comitato tecnico-scientifico perché in macchina il virus viaggia, quante ne sanno questi ragazzi, vuol fare un applauso, molto bene, bravo. Dunque la quarantena passa, attenzione, una notizia positiva, non oggi però, non oggi, quindi la quarantena passa da 14 giorni a 10 mesi però, quindi se viene oggi, anche se siete asintomatici, uscirete, credo, non vorrei sbagliarmi, cos'è, agosto 2021, quindi pronto per andare tutti a Ibiza, che probabilmente avrà riaperto. Ora, anche lì polemica, manderemo la polizia in casa, noi non manderemo assolutamente la polizia perché manderemo la guardia di finanza, soprattutto alcuni amici del sottoscritto. Cos'altro dire? Ah, ecco, app Immuni, amici, un consiglio anche da me, non scaricate l'app Immuni perché vi tracciano, con l'app Immuni perché sanno come vi chiamate, dove siete stati, chi sono i vostri amici, come si chiamano i vostri figli, sapranno dove eravate in vacanza. Hanno questo è Facebook, scusate, quindi come non avessi detto niente, poi locali, amici dei locali, dalle 21 saremo costretti a evitare la vendita da sport, quindi niente assembramenti dalle ore 21, perché? Non lo so, però alle 20:58 il Covid gli parte l'embolo e diventa imprevedibile e poi si prevedono piccoli lockdown, perché piccoli? Perché andremo a bloccare i nani, i folletti. Ma quindi anche Pupo, perciò Zanzibar, Grande Fratello, Piccolo Pupo, potrebbe essere messo in una zona preservata. Vi saluto, sono proprio giù di voce, non mi sento bene, mi raccomando. Un invito, la mascherina, sempre qui sul gomito e vedrete che insieme sconfiggeremo il Covid. Mi raccomando, sempre qui. Enjoy!